Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi voglio fare il video dei prodotti finiti del mese di settembre e come super classico di ogni mese vi registro le cose a pezzi, anche perché ho la sacca super piena e quindi direi subito di incominciare, perché ho veramente tantissimi prodotti e tutte le volte non me li preparo mai, perché vabbè. Dischetti struccanti Avilea, molto buoni, mi sono piaciuti. Poi ho finito diverse maschere viso e se riesco le prendo, maschere viso, piedi e ciglia. Ok, allora, avvio. Questa alla papaya rimpolpante plumping di Primark, mi è piaciuta veramente tanto. Per 90 centesimi ci sta. Poi questo per il contorno occhi di Sephora, che sono tra le mie preferite. Poi ho fatto questa, sempre da 90 centesimi di Primark, illuminante, molto buona pure questa. E due maschere piedi di Sephora, che non mi sono piaciute particolarmente, erano un po' secchine. Poi ho finito diversi bagnoschiumi. Questo al lampone e peppermint di Yves Rocher mi è piaciuto veramente tanto. Di Yves Rocher sempre questo al Monoi, che devo dire rispetto ad anni fa mi è piaciuta un po' meno come profumazione, la trovo abbastanza alcolica. E questo da un litro di Avon che hanno finito qui in casa mia, insomma, questo qua era Pick Sand Bubble Bath, veramente buono. Poi ho finito un gel detergente per il viso, Pure Alghe, questo qua ultra rinfrescante di Brochet, che devo dire mi è piaciuto tanto, mi è durato 2-3 mesi, molto valido, molto buono, solo che costano abbastanza. E io da Tigotà trovo quello della Clinique, Clinians a 2,95 euro. E sinceramente mi piace abbastanza quanto quello, quindi preferisco. Poi detergente intimo, questo qua Dermande, molto molto buono, come marca mi piace veramente tantissimo. Poi per quanto riguarda i capelli ho finito questo doccia shampoo rivitalizzante che ho, diciamo, utilizzato anche un po' per i pennelli, e mia mamma ha finito questa maschera Super Mask for Transformed Hair, praticamente Professional Technology per capelli secchi e danneggiati, della marca Il Salone Milano, The Legendary Collection. E ci si è trovata molto bene, l'ho provato anch'io diverse volte, devo dire che è molto buono. Preferiamo comprare prodotti che costano un po' di più, sia da parrucchiera, sia dalla parrucchiera, insomma, per i capelli, ma anche per quanto riguarda il supermercato, tipo Wella, quando le trovo, L'Oreal Technology, perché ultimamente ho avuto anche problemi con i capelli, quindi preferisco spenderci un po' di più. Poi ho finito l'altro pacco di dischetti di cotone, questi qua della Cotoneve. Poi per quanto riguarda mare ho finito una protezione 30, questo qua della Coop, che devo dire non è che mi è piaciuta un granché. Una che ho amato tantissimo invece è stata questa di Avon, SPF sempre 30, devo dire che non ungeva per niente, a differenza di questa che sembravate dei polletti arrosto. Questa di Avon non ungeva veramente niente e mi sono abbronzata veramente tantissimo con questa. Adesso ho perso il colore, però è veramente molto molto buona, penso di ricomprarla in futuro. E poi ho finito una 50 della Just, che devo dire molto buone come protezioni solari, penso di ricomprarlo più avanti per l'anno prossimo. E poi vado a cestinare il Pits Buin SPF 30, perché tanto l'anno prossimo non sarà più buono.
perché i solari vanno cambiati ogni anno per mantenere l'efficacia del prodotto. Poi ho finito un deodorante, questo qua alla camomilla di Yves Rocher. Io mi sentivo letteralmente puzzare dopo pochissimo, quindi preferisco di gran lunga Dove come deodoranti, o Borotalco, Neutro Romers, tutta quella roba lì. Un Carmex che devo dire, come balsamo labbra non mi ha fatto impazzire, qui scatenerò sicuramente l'ira di qualcuno, ma il Carmex non fanno per me. Poi delle salviettine intime ne ho finite 3, della Fresh and Clean Baby, queste qua piccoline, e poi una da mini borsa, queste qua della Clandy. Poi ho finito queste salviette igienizzanti della Napisan, che sono le mie preferite, queste al limone, i bastoncini cotonati della Confiderm, un bianchetto a nastro, e poi ho finito, e poi è anche scaduta, questa crema gel Arnica Pertino del Diavolo, perché quando ho problemi alle ginocchia mi aiuta veramente tantissimo. Poi ho finito questo scrub corpo della Greenic all'ananas, preso da Tigotà. Allora, sono dei buon scrub corpo, poi costano anche relativamente poco, quindi sono ottimi, solo che questa profumazione l'ho trovata parecchio chimicosa, quindi non mi è piaciuta granché, però ho provato veramente tantissimi gusti. Forse quello che mi piace di più è quello al cocco. Adesso devo aprire quello al mirtillo, però comunque sono veramente buoni come scrub corpo, quindi ve li straconsiglio. Poi ho finito questa maschera per capelli della Shackle Proof Professional BC Bone Cure. Mi ci sono trovata veramente molto bene, andava veramente a idratare i capelli, un buon profumo. Quindi l'ho preso su un notino, ma lo rivendono anche parrucchieri. Ora questo è un particolare, mi sa che l'hanno riformulata, quindi sono diverse, però veramente sono fantastiche. Poi ho finito questa crema contorno occhi all'acido ialuronico della Bioteca Italiana. All'inizio non mi è piaciuta un granché, verso la fine l'ho rivalutata, però diciamo che quelli in gel per il contorno occhi non mi fanno impazzire. Adesso sto usando quello di Astra, che lo adoro. Integratori, ho finito l'ennesimo Active Eyes, che per me non vuole mai mancare, e un Basics che ho riniziato a riusare anche le bustine. Vi faccio vedere che altro ho finito nel mese di settembre. Nel frattempo ho usato anche un trattore, ma non fateci caso. Un'ennesima maschera viso, questa qua di Primark. Mi sono trovata meglio con altre maschere viso di Primark, però per 90 centesimi sono molto molto valide. Poi vi faccio vedere cos'altro. Due pacchi di salviette intime, queste qua Fresh and Clean piccoline, che porto sempre in borsa un po' per tutto. Un pacco di salviette igienizzanti Pharma Clandy, queste qua che avevo preso da Ipersop e con cui mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi insomma costano poco e sono tante. Poi ho finito due spugnette vegetali, queste qua cotonellino, sì, se ve le faccio vedere al contrario, di Calypso, che io vado a utilizzare semplicemente per andare a levare la maschera viso quando faccio quella in crema. Poi dischetti di cotone struccanti Arcadia Panorama, normali dischetti struccanti, e cotoneve Aqualife. Ogni volta questi video sono lunghissimi. Come integratori ho finito Fitline l'Active Eyes, che non posso veramente farne a meno.
Ho finito Restorate, veramente questo qua per la sera, per integrare sali minerali, vitamina D, è fantastico. Ricordatevi voi, come ogni volta, di scrivermi sotto nei commenti che mi sono scordata il link per acquistare dal mio sito i prodotti, perché come minimo me lo scordo anche questa volta. Poi ho finito di Sephora il patch contorno occhi al caffè, secondo me questi di Sephora sono i migliori. Ho finito questa maschera viso di Disney, della Matte Beauty. Devo dire che, allora, per quanto riguarda il disegno del dalmata, devo dire no, però devo dire che mi è piaciuta tantissimo questo tipo di maschera. E i patch alla caffeina di Primark, devo dire, erano abbastanza secchi, non troppo imbevuti di prodotto, però mi ci sono trovata abbastanza bene. E salviette disinfettanti Napisan, molto molto buoni. Comunque i salviette igienizzanti di Napisan sono i migliori. Poi ho finito shampoo illuminante effetto seta, non so dirvi molto perché l'ho usato per i pennelli. Poi il mio ragazzo ha finito questo deodorante e ci si è trovato molto bene. Gel detergente, detergente intimo di Yus, grano e camomilla. Devo dire il miglior detergente intimo che ho mai usato. E sì, hanno una cifra importante, ma durano tanto e hanno materiali di prima qualità, quindi qualità a prezzo non gli si può dire niente. E sono veramente veramente ottimi. Per quanto riguarda sempre Yust, ho finito anche il burro corpo Camellia e Amiris, questo qua è fantastico, infatti spero che lo rimettino in listino perché è fantastico. E mia mamma, sempre della Yust, avendo lei un problema con la pelle, si è trovata molto molto bene con questo, che è il doccia Lamello Derm, e veramente per lei è una manna dal cielo questo prodotto. Poi abbiamo finito un dentifricio senza infamia e senza lode e un deodorante della Dove, questi qua nuovi che sono fantastici, cioè lo adoro. E purtroppo questa volta non l'ho trovato in offerta, purtroppo, però appena andrà in offerta lo ricomprerò sicuramente, perché secondo me è tra i più validi. Poi ho finito questa crema viso di Brochet SPF 30. Devo dire che per me, che ho la pelle grassa, è troppo, però il suo effetto lo fa bene. Olio per capelli di Bottega Verde, mi era piaciuto tantissimo, mi ricordo. Poi Sephora, ho finito questo per i piedi, che per i piedi sarebbe una bomba da bagno al Lagon, però che io ho utilizzato per un pediluvio non avendo la vasca. Poi al mio ragazzo ha finito questo, che è quello da 10 ml, Le de Toilette 1 million di Paco Rabanne, è il suo profumo preferito. E io l'avevo tra l'altro regalato io per Natale, quello insieme a quello grande. E una penna correggi smalto di Beauty. Ho finito anche questo Dove, questo deodorante Go Fresh, mi è piaciuto veramente tanto. Vi faccio vedere quali altri prodotti ho finito di Beauty nel mese di settembre. Gel per rasatura di Avon, di cui ne ho fatta anche scorta, che sono ritornati ordinabili a 5,99. Sono aumentati un po' di prezzo, però sono veramente molto molto buoni. Poi l'ennesimo pacco di dischetti struccanti, sì, avevo detto che avrei usato il Take the Day Off, comunque qualsiasi altro burro struccante, ma sinceramente non lo so, vedremo. Poi detergente, gel detergente rinfrescanti per pelli non mai omisse di Clinians, che è il mio preferito, rinfresca tantissimo, soprattutto d'estate, è top. Struccante occhi waterproof di L'Oreal, che è il mio preferito best in assoluto.
e abbiamo finito questo Glade Tranquil Lavender e Aloe. Gli ultimi prodotti beauty che ho finito, che vi vado a mostrare per questo mese, sono questo pacco di salviette igienizzanti di Napisan, con cui mi ci sono trovata molto molto bene. Poi ho fatto questa maschera acqua alle rose, idratata intensiva, studiata per pelli sensibili, buona, ma non mi piace un granché il tessuto, è molto granuloso, un po' fastidioso. E poi vado a gestionare questa mousse bubble cleanser, che è veramente da tanto caperta e sulla mia pelle fa venire tantissima irritazione, per me non va bene. E niente, l'ho usata un po' mia mamma, ma anche lei non ci si è trovata un granché bene, quindi la andiamo a gestionare, anche perché è tanto che l'abbiamo. E niente, questo è tutto, spero che i miei video vi piacciono, spero di tornare presto anche con qualche make up. Appena mi sento un attimo ispirata ve le registro e ci vediamo presto.